Ego e personalità. Voi parlate di un nuovo modo di amare. Questo significa che riusciremo a superare il nostro ego e la nostra personalità? Questa è un'assoluta necessità, mi dicono. Se siete ancora prigionieri del vostro ego, della vostra fragilità, della vostra personalità, gli esseri di domani che diventerete non potranno più né percepire né crescere. Finora avete avuto bisogno dell'ego, ma adesso deve cedere il posto ad un'altra coscienza, alla coscienza della saggezza, alla coscienza del rinnovamento, dell'amore in voi. Finché siete prigionieri della personalità, voi affermate, comandate, volete che le cose vadano come volete voi. Tuttavia, le cose non vanno come volete voi, esse vanno come devono andare, in tutte le circostanze della vita. La cosa principale è avere il coraggio di vedervi così come siete. Dal momento in cui vi vedete nella vostra realtà umana, state già facendo un notevole progresso nei confronti dell'ego. Abbiate il coraggio di dire a voi stessi: mi sono sbagliato, sbagliata, perdonami. Oppure, ho agito male, perdonami. Questo non vuol dire abbassarsi, ma significa crescere. Un errore non è grave, un errore permette di evolvere. Quando avete il coraggio di riconoscere i vostri errori, voi crescete. Se li nascondete dietro all'ego, non potete crescere. Quindi, man mano, dovrete imparare ad essere più modesti. Ego non vuol dire conoscenza. Che si tratti di conoscenza intellettuale o di altro, l'ego è ciò che volete imporre agli altri, non volontariamente, ma senza rendervene conto. Bisogna conoscere l'ego e, come dice il nostro canale, fare ammenda. A questo punto, l'ego sarà al vostro servizio e non vi dominerà più. Voi avete la vostra personalità e l'avrete fino alla fine, ma potete anche trasformare questa personalità che a volte vi fa compiere cose che potreste disapprovare, cose non necessariamente gravi, ma che sono comportamenti sbagliati. Tutto ciò non è facile, ma è necessario. Avete bisogno di una personalità perché vi permette di evolvere, ma non bisogna avere una personalità dominante, poiché quest'ultima fa parte del vostro ego e a questo punto non ascoltate più gli altri, ma ascoltate solo voi stessi attraverso ciò che siete e non evolvete. A tutti quanti diremo: state tranquilli, ognuno fa ciò che può a seconda di ciò che è oggi, ma farà in modo diverso domani, poiché tra oggi e domani sarà cresciuto, avrà compreso e sarà evoluto. Ricordate di dire a voi stessi: oggi non ho capito bene una lezione, ma domani la capirò. È questa l'evoluzione. L'evoluzione non si impara necessariamente sui libri, ma è ciò che sentite nel vostro cuore. È il vostro comportamento nei confronti della vita, nei confronti degli altri, nei confronti di voi stessi. È questo che vi fa avanzare. L'evoluzione è semplice. Bisogna semplicemente offrirvi ad essa, accettare questo cambiamento, questa trasformazione. Dal momento in cui l'avete accettata, tutto è perfetto e tutte le difficoltà, pian piano, spariscono dal vostro cammino. Perché voi siete altro.